Buonasera a tutti, sono Manuel Mazzei, sono laureato in scienze motorie e sono specializzato in biomeccanica. Insieme al mio collega Enrico Sparafora ci occupiamo della biomeccanica applicata allo sport, nella fattispecie il ciclista, quindi nel caso specifico la pedalata, il runner e anche il cammino soprattutto nell'età evolutiva, perché sappiamo tutti che nella fase adolescenziale è fondamentale valutare quelli che possono essere anche degli adattamenti di tipo posturale, quindi biomeccanico, e ovviamente migliorare più che correggere quelli che sono gli aspetti che in un certo senso possono andare a causare maggiore deficit, no? In termini di ergonomia, di comfort e quindi nella fattispecie la parte più posturale. Inoltre mi occupo anche di videoanalisi, quindi applicata allo sport. Questo perché? Perché la registrazione video ci permette di fare una valutazione accurata, che sia essa in diretto, così a essa comunque in un secondo evento, quindi per capire come è avvenuto il gesto motorio, il gesto atletico, e se comunque può essere migliorato, così come noi in questo caso lo utilizziamo soprattutto per quanto riguarda la pedalata, perché ci permette di vedere degli angoli di lavoro, dopodiché utilizzare questi angoli di lavoro anche su quello che è un protocollo di un lavoro magari applicato alla forza, magari alla resistenza alla forza, proprio per il ciclista o comunque per il runner. Questo perché? Perché soprattutto per quanto riguarda il ciclista, il lavoro che andiamo a fare non è un lavoro solamente di una programmazione di allenamento solamente sul mezzo, quindi sulla bici, ma un lavoro anche a secco, perché ovviamente sono dei lavori che vengono applicati in maniera sinergica, questo per migliorare in modo globale praticamente quella che è la performance, e per questo noi curiamo questi aspetti che a mio parere e a nostro parere mio e del mio collega possono andare a rendere maggiore efficienza e maggiore efficacia a quella che è la prestazione dell'atleta. Grazie.